Pescara Pontedera, prima gara playoff, sesta contro Nona, due risultati su tre per i biancazzurri al 90esimo, Toscani obbligati a vincere, Cascione privo di Dagas, a centrocampo però rientra uno squizzato e Aloy tra gli ospiti, rientro in difesa dell'esperto Martinelli, 3-4-2-1, Ianesi a sinistra che riceve il lungo lancio del suo compagno di squadra Guidi e si accentra il destro, la respinta di Pizzari, poi Selleri e ancora Messic che nel tentativo di respingere, di allontanare il pallone, colpisce in pieno Milani, autogol clamoroso, sfortunato Milani, maglia numero 2, Messi che era stato bravo in un primo momento a contrastare Selleri e poi sulla respinta colpito in pieno Milani, autogol al terzo minuto e poi ancora Pontedera perché il Pescara accusa il colpo in maniera evidente sul piano psicologico, non riesce a trovare le giocate, il Pontedera, grande organizzazione, vediamo a destra viene servito Cerretti, lato corto dell'area di rigore, il tentativo di acrobazia riuscito di Selleri, classe 2003, preferito inizialmente a Ganz, siamo al 30esimo minuto e c'è un lampo in 4 minuti, la Pescara ribalta la situazione, vediamo Cuppone, allarga il gioco, poi Tugnov, il colpo di testa, palla che viene recuperata ancora da Aloy, lo scambio nello stretto con Accornero, il sinistro di Milani sporcato da Specie, praticamente un rigore, molto più che un rigore in movimento per Cuppone che non perdona, tutto solo, occhi negli occhi, faccia a faccia con il portiere Vivoli, 1-1, il pareggio di Cuppone e questo è il nono gol in campionato dopo oltre 3 mesi di digiuno, poi c'è questa grande azione da Merola a Floriani che è stato a mio avviso il migliore del Pescara, grande movimento di Cuppone che precede il suo dirimpettaio, vale a dire Specie e fredda il portiere del Pontedera Vivoli, siamo al 38esimo minuto, doppietta per Cuppone, 10 gol in campionato più 2 in Coppa Italia, sono 12 marcature appunto per il classe 1997 che ripetiamo era digiuno da oltre 3 mesi dal 27 gennaio dopo nel match in casa con la Sestri Levante nella ripresa al 67esimo del Pupo che era entrato in corso d'opera trova questo destro vincente, un giocatore molto interessante, proprietà del Cagliari, classe 2003, mancino naturale, batte il portiere Pizzari con un gran destro 2-2 perché il Pescara a questo punto insomma non riesce a ripartire nel finale, però diciamo che ci sono dei cambiamenti che sortiscono gli effetti desiderati, soprattutto delle sostituzioni, ma attenzione perché la Pontedera si fa ancora minaccioso, questa grande, questa ottima combinazione in area con il destro di Benedetti, di Ianesi, maglia numero 11, grande parata di Pizzari in 2 tempi, salva porta il risultato e poi il Pescara avrà 3 occasioni, la prima con Cangiano entrato in corso d'opera, va a lambire l'incrocio dei pali alla sinistra della porta difesa da Vivoli, poi un'altra grande sgroppata percussione di Floriani, palla in mezzo, un rigore in movimento, sbaglia la conclusione, il destro a Cornero e poi sempre in contropiede con il Pontedera tutto sbilanciato, Cangiano entra in area, ignora il liberissimo Franchini entrato in corso d'opera, opta per la conclusione e dunque non chiude la partita il Pescara ma finisce 2-2, i biancazzurri superano il turno, sabato prossimo ospiteranno ancora in casa la Juve Under 23 che ha battuto Arezzo 2-0, Pescara Pontedera 2-2.